Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video di Minecraft. Io sono Maullo941 e oggi nuovo episodio della serie, signori. Cosa facciamo? Scusate la voce un attimino rauca. Cosa facciamo nel video di oggi, signori? Allora, nel video di oggi ci concentreremo molto facilmente sulle nostre pecore. Abbiamo iniziato ieri il progetto. Sì, l'abbiamo iniziato ieri, sì. Se non ricordo male, l'abbiamo iniziato ieri. Oggi lo porteremo a termine, signori. Così non annaghiamo, come detto in siciliano, non allunghiamo, detto in italiano, ancora di più questa storia delle pecore. Signori, prima di partire dal video però io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date alla serie e al canale. Vi ricordo di iscrivervi al canale perché abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti entro la fine dell'anno. Stiamo andando un po' a rilento, quindi spero che vi possiate iscrivere così da raggiungere questo obiettivo tutti quanti assieme. Detto questo, signori, allora, noi sto facendo un po' di giardinaggio per ottenere anche un po' di risorse, così da poter avere sempre cibo a disposizione, anche se noi abbiamo tutte le farm possibili e immaginabili. Ci mancano i porcellini, quelli li porteremo a casa prima o poi porteremo anche a casa i porcellini. E mettiamo questo qua e questi semini, cosa cazzo l'ho fatto? Questi qua e i semini li mettiamo qui, questi li buttiamo. Decisamente sì, i polli non li facciamo più riprodurre con i semini, signori, perché mi danno già un sacco di uova e già siamo messi a buon punto. Allora, abbiamo le nostre pecorelle. Prima cosa da fare per sistemare la zona delle pecore, signori, guardate quanti polli abbiamo già qua, già stanno diventando troppi, già dobbiamo un attimino iniziarli ad ammazzare. Sì, perché poi hanno pure le uova e siamo messi un poco male. Allora, signori, io ho fatto una piccola diminuzione delle pecore perché se stanno a mangiare tutta l'erba, io metto l'erba e l'erba non riesce a ricrescere. Quindi lasciamone intanto due per spazio. Quindi te sarai ammazzata, ammazziamone un'altra, te. Ok, lasciamone due per spazio. Qua sono due, qui sono due, lì sono due, qui siete tre. Te sei quella da sacrificare. Perfetto. No, mi è scappata. Come cazzo l'hai fatta a scappare? Maledetta te a chi non te lo dice pure. Ah, mi serve il grano. Recuperiamo il grano. Come ho fatto a volare via dal recinto? Io certe cose non le capirò mai, signori. Certe cose non le capirò mai. Come le mucche. Abbiamo mucche sparse per tutto il mondo. Allora, stiamo calmi. Da dove sei uscita te? Te sei uscita da qua. Quindi, apri qua. Prendi il grano. Faglielo vedere. Zia, guarda il grano. Bravissima. Entra. Bravissima. Abbiamo riportato la pecora al suo posto. Dov'è la staccionata? Usciamo. No, torna dentro tu, non rompere le scatole e metti la staccionata. Perfetto. Due di qua e due ce l'abbiamo pure qua. Allora, dov'è che ci manca? Qui l'erba ce l'abbiamo. Qui erba non ne abbiamo. Qui l'erba ce l'abbiamo. Quindi andiamo a recuperare. C'ho il piccone con stick touch, ma neanche è morto. C'ho il piccone con stick touch. Andiamo a recuperare il piccone con stick touch. Andiamo a recuperare due blocchi, qualche blocco di terra che non ho nemmeno qui nell'inventario, con l'erbetta. La mettiamo nelle postazioni dove ci manca l'erba e speriamo. Dobbiamo anche sistemare questo piccone, signori. Ebbene sì, dobbiamo anche sistemare un attimino questo piccone perché ci sta per abbandonare e questa cosa non è per niente buona. Mi rompo le scatole ad andare a cercare cose particolari, quindi recuperiamo quattro blocchettini così, proprio, guarda, recuperiamone 6, così riusciamo a mettere un gruzzoletto più grosso di erba e dovrebbe allargarsi prima, in teoria, in pratica non lo so. Allora, torniamo su, nel prossimo video dobbiamo anche abbellire tutto qua sotto, signori, perché che cazzo è quella cosa là? Cosa abbiamo messo lì sotto? Ah, il campfire, ok, niente, era un attimino nel mio mondo, signori, nel mio mondo. Allora, io direi, sostituiamo questa terra intanto qua, perché questa difficilmente se la mangiano, e spero che da questa di riuscire a far crescere l'erba qui, dai, così, e speriamo, perché qua non c'è, no, qua l'erba c'era, qua speriamo si allarghi prima che se la mangiano di nuovo, e questa cosa qui, ok. Allora, noi intanto ci limiteremo, signori, a dare dei colori, intanto, sperando che la riproduzione la faremo successivamente quando qui la terra si espanderà, perché sennò non concludiamo assolutamente nulla. Allora, abbiamo detto, i colori che andremo a utilizzare, il rosso, il giallo, il verde e l'arancione. Sì, decisamente sì.
Allora, di sicuro ci serve un attimino il bone meal, signori. Sì, perché non penso di avere. Allora, scusatemi, avevo levato un attimino l'audio perché mi stanno a far impazzire ste pecore. Che sembrano carine, ma sono una gran rottura di coglioni, signori. Che poi cosa ci dovremmo fare noi con la lana corrotta? Non lo so, penso niente, a meno che non ci faremo una costruzione, una pixel art da qualche parte. Ma penso non ci faremo niente. Allora, i fiorellini gialli ce li abbiamo. Un fiorellino blu ce l'abbiamo e io volevo capire se con i lapislazzoli posso fare il colorante blu scuro, perché mi piacerebbe di più il colorante blu scuro che il colorante questo celestino. Vediamo, vediamo se si può fare. Posso farlo? Sì, lo posso fare. È giusto due pecorelle mi servono. Perfetto. Blu e arancione lo posso unire? No, non penso, è una cacata terribile. Allora, abbiamo i due blu, abbiamo i due gialli, poi me ne servono un altro giallo per fare l'arancione. Ok, e questo già è un buon punto di partenza. Mi serve il verde, me ne servono due di cactus per fare il colorante verde, quindi facciamo così. Li ho presi tutti e due, sì, perfetto, questi però vanno cotti, quindi torniamo a casa, mettiamo il cactus nella fornace. Allora, sta laggando terribilmente, non capisco perché. Dai, zio, qui abbiamo cotto carne come se non ci fosse un domani. Ok, i due cactus li mettiamo lì e sta a cuocere, dormiamo. Dopodiché andiamo a fare spawnare almeno tre fiorellini rossi mi servono. Tre fiorellini rossi, quindi andiamo se veloci veloci, senza se e senza ma, in un punto tranquillo, tipo qui che già abbiamo fatto il putiferio. Sì, vediamo se mi fa spuntare altri fiorellini. No, solo erbaccia che non mi serve a niente. Mi servono i fiorellini rossi, perfetto, uno ce l'abbiamo, solo uno, sembra un bastardo. Ok, perfetto, quello che mi serviva, due e tre, così abbiamo due coloranti rossi che li mettiamo qua, il terzo lo mettiamo qui con l'arancione e facciamo. No, me ne dà due. Vabbè, non ci interessa. Quindi questo non ci serve più a niente. E questo di qua, il verde lo stiamo facendo da quel lato. Sì, potremmo fare anche il nero, le pecore nere. Porca miseria, vero, le pecore nere non ce l'abbiamo. Ma per le pecore nere dobbiamo andare a cercare gli squid. Dove cazzo li trovo gli squid? Gli squid li trovo là sotto. E però mi manca. Cazzarola, mi mancano due pecore. Ma porca miseria, devo far riprodurre le pecore bianche e spostarle da quell'altro. Intanto dobbiamo vedere se riesco a trovare gli squid. Questo già sarebbe un bel passo in avanti, perché secondo me qui dove c'ho il mare gli squid non ce n'è. Facciamo un tentativo al volo, signori. Breve cambio di programma. Non ho pensato alle pecore nere. Cazzo, il colorante nero è importante. Porca miseria, non ci ho pensato minimamente. Va bene, andiamo a vedere se becchiamo gli squid da questa parte. Nei prossimi video andremo. Non so quanto ci impiegheremo. Andremo alla ricerca della fortezza, signori. Oh, ciao, pecora nera. Cazzarola, la pecora nera. Già ce l'abbiamo qua. Merda, ce l'abbiamo già una a disposizione. Sarebbe ottimo. E un'altra pecora bianca. Porca miseria, devo andare a recuperare le liane. Portarle da là. Vabbè, no, è troppo lungo, signori, è troppo lungo. Le pecore juventine le porteremo un altro giorno. Non c'ho voglia, non c'ho voglia. Oggi, dopo tutto quello che abbiamo fatto ieri, di prendere altre due pecore e portarle da quel lato. Fare, dire, disfare. No, dobbiamo allungare il recinto, dobbiamo allungare. No, 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 non c'ho minimamente voglia. Ma proprio minimamente. Stavo dicendo invece che noi dovremmo avere, ora lo vediamo a fine video, dovremmo avere. Perché non riesco a far correre sto cazzo di pupino? Non lo capisco. Ok, devo dare un po' di Red Bull a sto pupino, non corre, non corre, è smorto, è smorto. Allora, dovremmo avere almeno 5 enderpearl se non ricordo male in totale. Ecco, 5 enderpearl noi possiamo, in linea teorica, andare alla ricerca. Dove cazzo è la mia? Sono perso. Proviamo ad andare alla ricerca della fortezza. Con 5 enderpearl. Sono poche? Sì. Ce le potremmo provare lo stesso? Sì. Rischiamo di perderci e di mandare tutto a puttane? Sì.
Lo faremo? Sì, signori, perché dobbiamo dare un attimo una svolta decisa a questa serie. Quindi penso che sì, andremo un attimino alla ricerca di... ok, colorante verde ce l'abbiamo pure. Sì, abbiamo tutto, signori. Abbiamo decisamente tutto. Tra l'altro possiamo posare il piccone che non ci serve più. Questo colorante rosso con i fiorellini gialli li andremo a mettere qui, no? Che avevo... No, ok, ok. Li andremo a mettere nella cesta. Posso posare qualcosa? Io sì, posso posare questo, che lo metto qui. Potevo mettere a cuocere questa carne, così ce la leviamo pure questa dalle scatole. Sono 14 pezzi, quindi 8, 8, 16, 2 pezzi di carbone e passa la paura. Possiamo posare pure il bone meal, che abbiamo finito di utilizzarlo. Bone meal lo possiamo mettere qui, perfetto. E andiamo a colorare le nostre bellissime pecorelle, signori. Sì, effettivamente la pecora nera le potevamo pure fare, non ci ho pensato. Allora, le prime due le facciamo rosse. Ho deciso così. Poi sarete pecore rosse. Rosso 1, rosso 2, yes. Le altre le facciamo blu. Rosso, blu e blu, perfetto. Voi sarete gialle. Che ci sta. Gialla 1 e gialla, mannaggia te, gialla 2, ok. Poi voi sarete arancioni, perché ho deciso così, arancione 1 e arancione 2, inutile che stai lontana perché la tua sorte è stata decisa. E infine, signori, colorante verde, voi sarete le pecore verdi, verde 1 e verde 2, ok. Rapido, veloce e indolore, signori, abbiamo le pecorelle colorate. L'erba, giustamente, non la fate crescere. Oh, qui è cresciuta, qui sta crescendo. Giustamente, se hanno il pelo lungo, non mangiano. Ma se non si allungano, se non si crea un po' più di, verde, di colore verde, di erba, dico, non le posso fare riprodurre. Perché sennò non concludiamo niente. Quelle piccole non andrebbero a crescere e abbiamo solamente situazioni inutili. Effettivamente, qui potremmo allungare un altro poco, mettere anche le pecore nere e le pecore bianche. Diciamo che avremmo tutto alla zona, la zona simpatica. Detto questo, signori, facciamo semplicemente un ultimo salto in magazzino per vedere effettivamente quante Ender Pearl io ho, perché le Blazerod ce l'abbiamo. Se ne abbiamo almeno 5 Ender Pearl, secondo me, non dico domani, però in settimana potremmo andare a fare una ricerca della fortezza. È vero che poi ci mancano tutte le Ender Pearl, ne abbiamo 4 più una qui, sono 5. 4 più 1 qui sono 5, quindi abbiamo 5 Ender Pearl, signori. In settimana potremmo andare a cercare, sì, la fortezza, ho deciso. In settimana, domani abbelliamo un attimino qui il nostro paesaggio, signori. Leviamo tutte queste cazzole di torce, mettiamo tutte le belle lanterne e ci divertiamo, sì. Mettiamo anche qualche luce sotto e andiamo avanti così. Detto questo, però, signori, il nostro obiettivo di oggi l'abbiamo raggiunto, le pecore sono colorate, noi siamo contenti, siamo tranquilli e noi ci vediamo domani sempre qui sul canale per un nuovo appuntamento. Bella raga, ciao!